Un modo di guardare, almeno pensandoci, ho concluso che Gianelli divide il mondo in due categorie. Ci sono i potenti e ci sono i normali. I potenti sono quelli che contano. E poi dirò di più sui potenti. E i normali sono quelli per cui la realtà è così, come dire, così superiore a loro, che la guardano da normali, appunto. Gli attori chi sono? Sono i potenti, sono i governanti, sono i politici, siamo i banchieri centrali, sono quelli che decidono le sorti del mondo, o almeno credono di decidere le sorti del mondo, no? In questo sono attori della recita del potere. E Giannelli, con le sue caratteristiche, smaschera, con le sue vignette, con le sue caricature, smaschera la recita del potere. Ma il normale, i normali, non partecipano a questa recita e non partecipano proprio perché loro guardano a questa recita con stupore. E stupore vuol dire distacco. Quindi Fitzgerald aveva torto, non tutti gli italiani sono attori, la maggioranza, i normali, non lo sono. Visto riesco a guardare al potere o a noi potenti, io mi sento parte di quella recita, sono stato, ora non sono più, per chiarire. Ma quindi, quindi non faccio fatica per tutto, sotto una serie di motivi, io non faccio molta fatica a staccarmi dalla situazione in cui mi trovo e a guardarmi da fuori. Per questo le vignette di Giannelli non hanno tanto, nel mio caso, una funzione pedagogica, quanto è puro godimento, cioè mi diverto. È puro godimento. Gli attori chi sono? Sono i potenti, sono i governanti, sono i politici, siamo i banchieri centrali, sono quelli che decidono le sorti del mondo, almeno credono di decidere le sorti del mondo, no? In questo sono attori della recita del potere. E Giannelli, con le sue caratteristiche, smaschera, con le sue vignette, con le sue caricature, smaschera la recita del potere. Ma il normale, i normali, non partecipano a questa recita e non partecipano proprio perché loro guardano a questa recita con stupore. E stupore vuol dire distacco. Quindi Fitzgerald aveva torto, non tutti gli italiani sono attori, la maggioranza, i normali, non lo sono. Visto riesco a guardare al potere o a noi potenti, io mi sento parte di quella recita, sono stato, ora non sono più, per chiarire. Ma quindi, quindi non faccio fatica perché sotto una serie di motivi, io non faccio molta fatica a staccarmi dalla situazione in cui mi trovo e a guardarmi da fuori. Per questo le vignette di Giannelli non hanno tanto, nel mio caso, una funzione pedagogica, quanto è puro godimento, cioè mi diverto.